Questo programma è offerto da La denuncia parte dalla polizia penitenziaria in servizio nel carcere palermitano. L'allarme, lanciato attraverso il sindacato SIP e l'Associazione per i diritti e tutele, fa riferimento alle continue aggressioni ai piccoli spazi, alla precaria condizione igienico-sanitarie ed alla carenza del personale. A ciò, a far da goccia che fa traboccare il vaso, lo sconforto causato dal dover controllare i detenuti mentre gustano il gelato nelle pause del Cineforum sotto le stelle. La polizia penitenziaria ha per questo lanciato un allarme sulle condizioni, ritenute mortificanti, in cui si trovano costretti a lavorare tra le mura del carcere Uccerdone di Palermo. Molti ormai pensano e dicono che la crisi è alle spalle, ecco che arriva una notizia che spezzerà tanti. Da oggi ben 17 punti vendita Sigma chiuderanno i loro battenti. La CSSO, Centro Supermercati Sicilia Occidentale, società che gestisce la distribuzione di punti vendita e insegna Sigma, versa da mesi in condizioni di crisi a causa del calo del fatturato e quindi annuncia attraverso un comunicato la sospensione lavorativa di tutti i dipendenti. Già da inizio anno la stessa azienda aveva dovuto chiudere 4 punti vendita, garantendo la cassa di integrazione solo per 90 dei dipendenti. La speranza per i 329 dipendenti totali si chiama Marta SRL, società immobiliare pronta a rilevare 13 punti vendita, che però ha fatto sapere di essere disposta ad assorbire solo circa 140 dipendenti. Mariana Flauto, segretario generale della UILTUX Sicilia, si sta occupando della vicenda e fa sapere che per la prossima settimana sarà previsto un nuovo incontro. L'eccessiva curiosità il più delle volte porta gli animali alla ricerca dell'avventura ed è stata proprio la curiosità a spingere uno splendido cavallo ad allontanarsi da casa per poi finire giù in un dirupo. Fortunatamente il quadrupede in questione è rimasto illeso anche se incapace di risalire in superficie. È così che sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco che si sono fatti in quattro per aiutarlo. Il cavallo è stato dapprima imbracato, bendato e sollevato con un elicottero ad un'altezza di circa 10 metri. Dopo il breve volo, il cavallo ha raggiunto con estrema cautela il suolo, dove ha trovato la sua padrona in lacrime e pronta a riabbracciarlo. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Mamma, perché c'è scritto 50? Perché le macchine non possono andare più veloci di 50. E tu a quanto vai? Amore, io stavo andando troppo veloce. Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare. Resta sulla buona strada. Manhattan Coffee & Drink, il locale giusto dove puoi trascorrere le tue serate in allegria. Da lunedì alla domenica ogni scusa è buona per raggiungerci al Manhattan. Puoi divertirti insieme a noi tuffandoti nelle allegre serate a tema del lunedì. Puoi esibirti in divertenti performance canore con il karaoke. Il sabato puoi scatenarti con le serate disco o gareggiare con i tuoi amici al quizzone della domenica. Non hai più scuse,
Ti aspettiamo al Manhattan. Sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo e saranno rafforzati per tutto il mese di agosto sia in città che in provincia. In particolar modo i servizi preventivi verteranno tutto il litorale marino che va da Cefalù a Palermo, da Mondello a Sferracavallo, da Carini sino a Partinico e Balestrate. In tale ordine, proprio la stazione carabinieri di Partanna Mondello, nella giornata di ieri verso le ore 10, ha tratto in arresto Salvatore Locricchio, nato a Partinico, classe 1945, residente a Palermo in viale Strasburgo. Volto noto alle forze dell'ordine per l'inosservanza agli obblighi della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, cui si trovava sottoposto. La pattuglia dell'arma, nel corso di un posto di controllo, eseguito in via Enrico Mattei, lo ha sorpreso alla guida del motociclo Honda SH300, sprovvisto di patente guida poiché è revocata. L'uomo si trova adesso agli arresti domiciliari. La civiltà di un popolo si misura dal modo in cui tratta gli animali. Questa frase di Gandhi rispecchia come l'uomo si dovrebbe prodigare nei confronti del suo migliore amico. Quando però la realtà è un'altra e ci sono priorità ben diverse, ecco che si mette tutto in gioco. Le diverse priorità in questione sono del sindaco di Cinisi, Gian Giacomo Palazzolo, nei confronti di Lillo, cagnolino semicieco e malato lasciato al suo triste destino ai margini di una strada. Dopo diverse proteste e lettere inviate da parte degli animalisti di tutta Italia e da chi ha salvato Lillo, il sindaco ha commentato l'amara vicenda sostenendo che a Cinisi le necessità sono altre. Niente più soldi ai canili e convenzioni con le strutture. Il comune deve utilizzare le sue risorse per aiutare le tante famiglie indigenti del paese. E così il destino di Lillo sembra ormai segnato, quando ecco che la civiltà di cui parlava Gandhi è emersa grazie all'intervento di una clinica privata del paese, che ha deciso di prendere con sé Lillo gratuitamente, con un ricovero a partire da oggi. Un'iniziativa degna di lode che però non margina il fenomeno del randagismo, non solo a Cinisi, ma anche in tutto il resto del territorio palermitano. Con l'ordinanza sindacale numero 15 del 29 luglio 2014, il sindaco Patrizio Cinque ha ordinato la chiusura del traffico veicolare in Piazza Matrice e in alcune zone limitrofe in occasione dei festeggiamenti per il Santo Patrono. Verrà chiuso il tratto di Corso Butera della via Sciortino alla via Senatore Scaduto San Marco e zone limitrofe, inibendo anche la sosta dalle ore 19 alle ore 24 di venerdì 1, sabato 2, domenica 3, lunedì 4 agosto 2014 e comunque fino alla fine della festa di San Giuseppe. La chiusura al traffico veicolare interesserà anche le zone dove transiterà la processione del simulacro di San Giuseppe, zone già indicate nel precedente comunicato diramato dall'ufficio stampa bagherese e presente nel programma dei festeggiamenti scaricabili dal sito. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Match Music di Graziano Silvestri, una straordinaria agenzia di spettacoli che organizza per ogni occasione feste di piazza con cantanti partenopei o del panorama musicale italiano, giochi pirotecnici, ma anche animazione con serate canore per battesimi, comunioni, matrimoni, compleanni, serate karaoke o altri eventi. Agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri, coinvolgenti idee per realizzare tanti momenti indimenticabili. L'agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri fa di ogni ricorrenza un grande successo. Vienici a trovare a Palermo in via Sant'Agostino 152 oppure chiamaci a 329 72 74 388 oppure 347 73 13 852. Match Music, e che il divertimento abbia inizio.
Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre. Ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! Vuoi diventare star per un giorno? Puoi vincere un inedito, un videoclip e tanti altri premi. Lego. Canale 8, in collaborazione con ACAS, organizza un concorso musicale che tramite una giuria di esperti sceglierà le voci più belle per esibirsi un giorno in TV. Lego. Tutte le domeniche ti aspettiamo al chioschetto Belvedere. Potrai divertirti insieme a noi, gustare ottimi cocktail, buonissimi panini e tanto altro. Se vuoi più chiarimenti, chiamaci ai numeri sovraimpressione. Oppure cercaci su Facebook, alla pagina Le Voci del Mare. Cosa aspetti? Non farti sfuggire questa occasione e vieni a trovarci al chioschetto Belvedere di Sant'Elia. Ti aspettiamo. È partita ieri la festa del santo patrono di Bagheria, San Giuseppe. Alle 17.30 vi è stato un giro dei tamburinei di Bari a lungo i corsi principali. Alle ore 18.30 si è tenuta la processione del santo verso il quartiere Serra di Falco, accompagnata dalla banda musicale Mascagni. In serata, con la scuola fa cinema e il cinema fa scuola, alle ore 21 presso Palazzo Cutò, a cura della scuola media Carducci di Bagheria, è stato presentato il cortometraggio e documentario Caduta nella rete, del regista Marco Lanzafame. Il corto, realizzato lo scorso anno, è vincitore del Sotto 18 Film Festival. Il bello di Bagheria è il titolo del documentario inedito che è stato proiettato. Entrambi sono stati realizzati dagli studenti del corso di cinema diretto da Marco Lanzafame. Durante la manifestazione sono state inoltre presentate le foto delle attività realizzate durante l'anno scolastico. Weekend all'insegna del rustico, quello che si vivrà a Petralia Soprana, il paese madonita ospiterà nei giorni 2 e 3 agosto la Sagra del Grano. L'appuntamento è fissato presso il Palazzo Pottino, nel centro storico di Petralia Soprana. La manifestazione si aprirà sabato pomeriggio con la rappresentazione di alcuni momenti caratteristici del lavoro nei campi, come avisata e arrebbiatura. In serata si potranno degustare deliziosi prodotti del grano, ma anche ballare in piazza. La giornata di domenica vedrà sempre a Palazzo Pottino il convegno del tema Grani Antichi, Storia, tradizione, salute e biodiversità, con la presenza del sindaco di Petralia Soprana Pietro Macaluso e tra i tanti ospiti Bonetta Dell'Oglio, chef e slow food ambassador. Alle 17 nella frazione Pianello si svolgerà la sfilata in abiti antichi per rappresentare il ciclo del grano e gli antichi mestieri, alla quale seguirà la degustazione e i balli del gruppo folcloristico locale Zighirinà e il concerto di Magaria. Il sindaco e l'amministrazione accolgono Simone Tribuna, ballerino del Grace Academy Dance di Monte Carlo. Il giovane ficarazzese, che ha trovato successo e notorietà al Grace Academy Dance di Monte Carlo, sarà accolto dal primo cittadino mercoledì 30 luglio alle ore 11 presso la Casa Comunale. Durante l'incontro il sindaco, avvocato Paolo Francesco Martorana, consegnerà una targa per onorare il talento del giovane Simone e augurargli una lunga e promettente carriera artistica. È un nostro preciso dovere e un piacere porgere apprezzamento ai nostri concittadini che riescono a distinguersi per capacità artistiche e professionali e a portare un po' di Ficarazzi nel mondo. Così si è espresso il primo cittadino in merito all'incontro con il talentuoso ballerino. Oggi incontrarci al comune e incontrarci anche attraverso un percorso istituzionale, perché io credo che il nostro territorio, la nostra gente, la nostra comunità sia importante per tutti noi. Ficarazzi per noi è il luogo in cui noi viviamo, in cui noi abbiamo i nostri affetti, i nostri cari, siamo cresciuti, e ognuno di noi ha un ricordo bello che coinvolge la persona, che coinvolge la persona in quanto componente di una famiglia, in quanto componente di una comunità. La dimensione paesana della nostra comunità
ritengo sia un punto di forza. Un punto di forza è di grande bellezza. Perché? Perché è vero che Figarazzi negli ultimi anni si è un po' globalizzato. Utilizziamo questo termine che è sempre molto in voga negli ultimi tempi. Però ha mantenuto per alcune famiglie il nucleo storico delle radici nella nostra comunità. Una di queste famiglie è la famiglia Tribuna. La famiglia Tribuna, nella sua massima, diciamo, estensione di parentela, è radicata a Figarazzi. È un dato che non può essere confutato. Io per parte del mio sangue sono pure Tribuna, perché mia nonna Adriana era Tribuna. Quindi, diciamo, la mia famiglia, mio papà, proviene dalla parte della mamma, dalla famiglia Tribuna. E allora queste, diciamo, radici, la famiglia Tribuna, la famiglia Martorana, si trovano a Figarazzi e hanno vissuto tutta la loro, diciamo, esistenza in questo territorio, prendendo molto, ma dando anche molto a questo luogo. La famiglia Tribuna ha nel proprio, diciamo, interno dato, secondo me, una grande perla, un grande tesoro. Questo programma è stato offerto da Buona giornata a tutte le persone che partono per le vacanze, godetevi le ferie, ma naturalmente sempre in compagnia di ilmeteo.it. Previsioni per venerdì 1 agosto 2014. Ancora un pochino instabile il tempo al nord e su parte del sud, sole prevalente invece sul resto del territorio. Ecco il dettaglio: al nord prevalenza di bel tempo e clima più caldo. Nel corso della giornata nubi imponenti si sviluppano sui rilievi, specie quelli centro-occidentali, con qualche pioggia o breve temporale possibile fin sulle alte pianure piemontesi e lombarde. Raggiungiamo le regioni centrali dove il sole domina su gran parte dei settori, riportando un clima decisamente più caldo ed estivo. Spostiamoci infine a vedere la situazione del sud, dove molte nubi interessano i settori appenninici peninsulari e le coste adriatiche con qualche pioggia. Generalmente sarà però debole e spesso alternata a schiarite più soleggiate. Il sole sarà prevalente invece altrove. I venti soffiano sempre debolmente dai quadranti nord-occidentali su gran parte dei bacini. Temperature. Minime in rialzo un po' ovunque, comprese tra 17 e 23 gradi su tutta la penisola. Durante il giorno farà più caldo dappertutto, ci attendiamo 26-32 gradi al nord, 27-33 gradi al centro e tra 25-33 gradi al sud. Bene, l'aggiornamento per il primo giorno di agosto si conclude qui. Weekend in gran parte soleggiato al centro e al sud, ma il nord sarà ancora sott'acqua? Scoprilo visitando ilmeteo.it. Arrivederci. Buona giornata con l'almanacco Barbanera. Oggi è il 1 agosto, si ricorda Sant'Alfonso. Il nome Alfonso deriva, secondo alcune interpretazioni, dal germanico ala, tutto, e funza, valoroso, e significa estremamente coraggioso, audace. Dice il proverbio: ricco è l'agosto che prepara un buon mosto. Sono nati oggi Yves Saint Laurent, Giancarlo Giannini, Caspar Capparoni.
primo agosto 1865 in Italia esce il primo numero di Il Sole 24 Ore. Nel 1971 si tiene al Madison Square Garden di New York il concerto per il Bangladesh organizzato da George Harrison. L'evento, che ebbe un enorme successo, fu il precursore dei concerti di beneficenza. Infine, il primo agosto 2005 in tutta l'Unione Europea entra in vigore il divieto di far pubblicità al tabacco in radio, televisione, carta stampata e internet. Anselmo Bucci ha detto: la vita è come una bicicletta, sta su perché va. Arrivederci da Barbanera, dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, venerdì 1 agosto. Ariete, giornataccia tutta da archiviare, con la Luna, Venere e Plutone che vi dichiarano guerra su vari fronti. Meno male che il weekend è alle porte. Ostacolati dalla famiglia che non vuole lasciarvi andare, vi tocca rinunciare a un'occasione irripetibile. Toro, il venerdì è un po' sottotono, con insoddisfazioni latenti e piccoli contrattempi su vari fronti. L'importante è non oltrepassare la linea di guardia. Occorre pianificare tutto nel dettaglio per non far sfumare l'ipotesi di un breve viaggio per il weekend. Gemelli, c'è lo sfacciatamente amichevole sopra la vostra testa, con il Sole, la Luna e Giove armonici tra loro e nei vostri confronti. La serata inaugura un weekend ricco di scambi affettivi e intellettuali, anche divertirsi insieme e amore. Cancro, oggi meglio evitare i programmi e lasciar fare al caso, altrimenti con Urano e la Luna che vi scombinano i piani, rischiate una crisi di nervi. Inutile cercare consolazione sperimentando nuove ricette in cucina, non sareste soddisfatti del risultato. Leone, giornata di pieno sole, fortunato chi spegne le candeline, con una Luna sensibile, gentile e armonica a Giove e al Sole nel segno. Autostima a mille, essere circondati da gente che vi guarda con ammirazione vi dà la carica. Vergine, tutto scorre tranquillo, la soddisfazione è alimentata dalle piccole conquiste. Anche oggi riuscirete a centrare i vostri obiettivi. Portati a termine gli impegni, è indispensabile qualche ora di relax nella natura per ricaricare le batterie. Bilancia, giornata forse stancante ma sicuramente positiva. La Luna nel segno vi fa da guida, indicandovi buoni motivi per sentirvi appagati e contenti. Venerdì sera da favola, annusante l'estate in completo relax e con una piacevole sensazione di libertà. Scorpione, giornata distratta e inefficiente. L'atmosfera estiva vi fa sognare ad occhi aperti, ma le stelle vi negano le circostanze per la realizzazione dei desideri. Occhio a non tradire la fiducia di un amico, spiattellando in pubblico le sue confidenze amorose. Sagittario, coccolati dalla Luna in sestile e dal Sole e Giove in trigono, chiudete la settimana a meraviglia, all'insegna del buon umore e dell'ottimismo. Rilassatevi con lo shopping e scegliete con cura un piccolo dono per far felice una persona cara. Capricorno, l'umore è in caduta libera oggi che la Luna in Bilancia se la vede con Plutone. Inflessibilità e confusione giocano a vostro sfavore. A mandarvi in tilt contribuiscono anche Venere e Urano che scombinano i piani con il partner e in famiglia. Acquario, la Luna in Bilancia è un toccasana per la vostra armonia interiore e l'intesa di coppia. Garbo e diplomazia sono i vostri assi nella manica. Grazie a uno spirito più conciliante, ricucite gli strappi con il partner e guadagnate punti tra gli amici. Pesci, momento positivo per il lavoro. I progetti e i contatti prendono velocemente quota e la sicurezza che dimostrate vi rende più che mai convincenti. Il confronto con gli altri si intensifica valorizzando il vostro ruolo e assicurandovi visibilità.